Come è noto, l'ordine del giorno reca l'audizione di Luca Rossi, giornalista, scrittore e amico di Paolo Borsellino, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. Ovviamente in tal caso non sarà consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla Web TV. Senza aggiungere altro, come sempre faccio, io ringrazio della disponibilità e della cortesia il dottor Rossi e gli do la parola per farci un inquadramento delle sue conoscenze e delle confidenze che ha ricevuto e che spesso ha anche scritto già. Prego, dottore. Buongiorno, buonasera a tutti. Allora, io sono stato convocato per raccontare un'esperienza personale, sostanzialmente. E premetto, io sono stato molto amico di Borsellino, sono stato abbastanza amico di Falcone, però io ero nella mia posizione di giornalista all'epoca, ma anche di scrittore. Non ho mai avuto accesso a informazioni riservate o coperte da segreto istruttorio, quindi se è questo che si cerca da me, io non credo che sarò molto utile. Se si cerca invece un inquadramento di quegli anni, penso che dal punto di vista personale forse posso dare qualcosa, dare un contributo. Io sono andato a Palermo. La prima volta per un libro che si chiamava Arrivederci Mafia, dove ho conosciuto per la prima volta Borsellino, però l'ho conosciuto in maniera abbastanza superficiale, ho conosciuto anche Laura Cassarà, eccetera. Quando, passato un paio d'anni, c'è stato il maxi processo, eccetera, mi è tornato l'interesse per questa vicenda. E a quel punto ho deciso di lavorare su due grossi temi, che erano uno la squadra mobile di Palermo, che era stata sostanzialmente azzerata dopo l'omicidio Cassarà, e l'altro il pool, che a sua volta era stato non proprio azzerato, ma insomma azzoppato notevolmente dalle note vicende, eccetera. E a quel punto sono tornato da Borsellino e gli ho chiesto di raccontarmi come erano andate le cose. Non eravamo ancora amici. E Borsellino mi disse: no, io ho da fare, lavoro, non ho tempo. Però, se lei vuole venire la sera, dopo cena, a casa mia, io le racconto tutto. E io dissi: che meraviglia, ma certo. E io quasi ogni sera, alle 10 di sera, andavo a casa di Paolo. E lui mi fece questo colossale affresco della nascita del pool, del maxi processo, dei problemi che avevano, e man mano che si andava avanti diventavamo più amici, finché a un certo punto siamo passati al tu, eccetera, eccetera. Però è stata la mia grande scuola di mafia. Io sono di Milano, non sono un siciliano. Quindi ero completamente avulso, anche se avevo scritto un libro sulla camorra, uno sulla mafia, però non ero certo Borsellino e i poliziotti i superstiti della squadra mobile sono quelli che mi hanno insegnato, diciamo, a valutare le cose di mafia. La cosa principale era nessuno di loro. A partire da Falcone per arrivare all'ultimo dei poliziotti, nessuno di loro era un complottista, nessuno di loro parlava di massimi sistemi, compreso De Gennaro. Erano tutte persone che si basavano in maniera meticolosa sui fatti. E i fatti, come poi ho visto nel corso del tempo, insomma, erano un po' il rasoio di Occam. La soluzione più semplice era quella vera. Era difficile vedere in loro chissà quali voli pindari. Ci stavano sempre tutti molto sul pezzo.
La prima lezione in questo senso molto semplice, probabilmente per alcuni di voi anche poco interessante, ma me la diede una di quelle sere Borsellino, finivamo sempre tardi, finivamo verso l'una, e una notte, e io prendevo il taxi per andare a casa, e una notte non c'era il taxi. Per cui dissi, vabbè, dottore, non si preoccupi, vado a piedi. Io stavo dall'altra parte di Palermo. E dico, vabbè, sarà un'oretta di passeggiata, però. E lui disse, ma no, ma che problema c'è, l'accompagno io. E disse, no, dottore, la scorta blindata, cosa. E lui disse, ma quale scorta, quale blindata? Prese la pistola, se la mise qua, andammo giù. Lui disse al caposcorta, no, no, vado a prendere sigarette. E salimmo in macchina e lui mi portò a Piazza Massimo a l'una di notte a Palermo, dove c'era l'unico tabacchino aperto, e io dicevo, cazzo, questo qui è uno dei più ricercati, io sono sulla blindata, non c'è neanche un poliziotto, porca miseria. Arriviamo a Piazza Massimo, dico, stia in macchina, vado io a prendere le sigarette. Ma che problema c'è? Ripiglia la pistola, se la mette qua. Usciamo, ci mettiamo in fila con queste facce da galera che aspettavano in fila al tabacchino. Io fingevo di essere una guardia del corpo, mi guardava, facevo così in giro. E vabbè, compriamo le sigarette, risaliamo in macchina, io dico, e dico, ma lei è matto? E lui mi dice, ma no, ma quando mai? Vede, mi spiega. Anche se incontravamo a Pino Greco Scarpuzzedda, quello, io sono sicuro, non usciva la pistola. E dico, perché? Perché non sa cosa c'è intorno. Perché i delitti di mafia si fanno solo se c'è il 100% di sicurezza che chi fa il delitto se la cava. Altrimenti si rimanda. E quindi se l'incontro occasionale non significa nulla. Non mi avrebbero fatto niente, perché la piazza poteva essere piena di poliziotti, per quello che ne sapevano loro. Questa è stata una delle prime, diciamo, piccole lezioni di come ci si comporta in quel mondo lì. Dopodiché abbiamo continuato con questi incontri e io ho ricostruito un pochettino quello che era successo. Ora, non so se in questo caso posso parlare anche della mobile, della squadra mobile, non so se vi interessa, perché lì, anche lì, di nuovo, c'è questo discorso del rimanere sui fatti, del rimanere attaccati a terra. Allora, lì abbiamo il famoso omicidio Cassarà. Cassarà era un poliziotto un po' anomalo, non era un travè, era uno che ci credeva, era uno molto anche un po', come dire, esagerato in certe cose, però era uno che molto appassionato del suo lavoro. La mobile di quegli anni non aveva nulla, erano quattro gatti, era una mobile che era uscita ancora dopo l'omicidio di Boris Giuliano, era di nuovo una mobile che era stata semi-distrutta, sono arrivati questi ragazzi giovani, Montana, Cassarà, Cordino, che erano dei ragazzi di buona volontà, diciamo, ma non avevano nessun supporto sostanzialmente. Questo è quello che mi hanno ripetuto tutti fino alla morte. Chiedevano, avevano bisogno per esempio di autocivetta, ne avevano quattro che ormai tutta Palermo conosceva perfettamente, quindi erano totalmente inutili. Quindi cosa facevano? A Cordino e Cassarà di notte andavano a smontare la targa della macchina del padre, del fratello, dello zio, la montavano sulle autocivetta e andavano a fare i servizi. Non avevano, non parliamo di computer, Cassarà aveva scoperto che l'American Express, se facevi un tot di abbonamenti, ti regalava un computer. Quindi fece fare l'abbonamento all'American Express a tutti i suoi poliziotti per avere questo computer, che arrivò due giorni dopo la sua morte, per dirne una.
andavano a fare i pattuglioni con le vespe del figlio, e in tutto questo riuscirono a fare quello che era il rapporto del 162, che fu la base del maxi processo, perché lì, sempre per questo discorso dell'attenzione ai fatti, a quello, a fatti anche microscopici, cioè andavano a controllare, so, c'era Collura per esempio che mi raccontò nelle intercettazioni, loro intercettavano per ore anche discorsi totalmente inutili, che sembravano inutili, completamente inutili. Ma in realtà mi diceva, pian piano tu entri nella vita di questa persona, entri nella sua testa, entri nel suo modo di parlare, e se per caso tra 100 voci in un'altra intercettazione tu becchi quella voce lì, magari è la volta che ti serve. Quindi stavano a sentire per ore delle cose totalmente inutili che però poi potevano tornare utili. Questa era la situazione della mobile di Cassarà, che a un certo punto incomincia a essere veramente fastidiosa per la mafia palermitana. In particolare, se non ricordo male, il primo vero omicidio è quello dell'agente Calogero Zucchetto, che viene ucciso per una ragione molto semplice. Lui stava a Ciaculli, era di Ciaculli, e a volte andava con la Vespa a fare i pattuglioni a Ciaculli. Questo nella filosofia della mafia non va bene, perché se tu sei poliziotto e fai le tue indagini, va bene, è regolare, fa parte dei patti. Ma se le fai laddove tu sei nato e conosci tutti, stai sfruttando un vantaggio che noi non tolleriamo. In particolare incontrarono Cassarà e Zucchetto, erano in macchina, incontrarono Marchese, mi sembra, e Pino Greco, Scarpuzzetta, si sfiorarono e Zucchetto fece per prendere la pistola in macchina e Cassarà gli fermò il braccio e non successe niente, perché naturalmente non intendeva avere uno scontro a fuoco, però questa serie di cose determinarono sostanzialmente la morte di Calogero Zucchetto. Cose piccole, ripeto, fatti, piccoli fatti, perché non è che Calogero Zucchetto era un grande investigatore, era un agente qualsiasi, ma stava violando delle piccole regole che chi lavora a Palermo deve conoscere. E così fu poi per Montana. Il commissario Montana, che era quello da Catturandi, era molto bravo, molto intelligente, molto arrogante, fu quello che gettò delle monetine alla moglie di Greco, non mi ricordo più di, sì, di Greco mi pare, quando andarono a fare una perquisizione a casa sua, e questa si mise a lamentarsi che non avevano soldi, che cosa cercavano, e lui le buttò delle monetine, allora andatevi a prendere il caffè. Era un tipo piuttosto così, e anche lui, che aveva questa grande passione per il suo lavoro, anche lui fece questo sbaglio. Lui andava in vacanza vicino a Palermo e andava con la fidanzata in barca e si portava il binocolo per studiare la situazione di quel quartiere. Altra cosa che non è tollerata, o comunque è una cosa che infastidisce molto la mafia. Di conseguenza, a un certo punto fu evidentemente deciso di farlo fuori. Quel giorno in barca con lui doveva esserci anche Cassarà, che per una coincidenza non andò, per cui fu ucciso Montana, ripeto, per delle ragioni molto semplici. La prima
è che la squadra mobile di Palermo finalmente stava funzionando e stavano ottenendo dei risultati, quindi ovviamente quello, ma poi perché sceglievano i vari personaggi. Di conseguenza ci fu l'arresto di Marino, che era assolutamente stato provato da tutta una serie di prove, era il basista di questo omicidio Montana, e lui era un calciatore, era molto conosciuto nel quartiere, eccetera, però era sicuramente affiliato, comunque furono trovati dei soldi fatti su un giornale con la data dell'omicidio, insomma era assolutamente sicuro che fosse il basista. E in questura avvenne questo fatto che Marino fu picchiato, poi fu torturato con la tortura della cassetta, che non so se sapete cos'è, si mette uno sdraiato su un tavolo, una cassetta sotto la schiena, uno straccio sulla bocca, un imbuto, e lo si riempie di acqua salata e lo si fa come soffocare finché questo non parla. E qui arriviamo a una delle cose, secondo me, più tristi, più difficili da raccontare, perché da quello che ho appurato io in tutte queste, diciamo, conversazioni, l'uomo che indicò questa tortura da fare e che fisicamente la fece, si chiamava Natale Mondo ed era l'autista nonché l'uomo di fiducia di Ninni Casarà. Tenetelo presente perché tornerà abbastanza interessante. Perché naturalmente dopo l'omicidio di Marino ci fu una levata di scudi nazionale, la polizia, tortura, eccetera, eccetera, Pannella fece una manifestazione a Palermo, la mafia gongolava e quella fu la condanna a morte di Casarà, che fu ucciso in maniera plateale, in una maniera quasi hollywoodiana, cinematografica, dai palazzi della casa di fronte, da tre piani, gli spararono col Kalashnikov e tutto quanto. Da questo lui si era recato a casa della moglie, lui tra l'altro usava sempre delle precauzioni, diceva sì arrivo subito, invece voleva dire che stava in ufficio, diceva no oggi non vengo, invece andava, insomma era un po' difficile che riuscissero a capire dove andava, certo se seguivano la macchina, però la macchina andava 10.000 posti. La tecnica di quell'omicidio fu che i killer stavano in un garage davanti a un muro, di qua c'era la casa di Casarà e di qua c'era un altro condominio. Stavano in questo garage, aspettavano lì o in un furgone a seconda e quel giorno su precisa informazione salirono ai piani del palazzo, mi sembra al secondo, al terzo, al quarto, qualcosa del genere, sapendo con certezza che Casarà sarebbe arrivato lì, perché altrimenti tre persone sui pianerottoli di un condominio con i Kalashnikov, non è che insomma sono proprio, anche se a Palermo c'è l'omertà e via dicendo, però non è proprio una cosa astuta. E così fecero, andarono e cominciarono a sparare. Normalmente Natale Mondo, l'autista, andava davanti, entrava nel portone per controllare l'ascensore, l'androne delle scale, Casarà dietro e dietro a Casarà la gente Antiochia che gli copriva le spalle. In questa situazione, stranamente, Natale Mondo non andò a controllare, rimase in macchina. Casarà e Antiochia scesero, iniziò la sparatoria, Antiochia fu falciato completamente perché era, diciamo, quello più verso l'esterno, Casarà fu colpito al gomito, nella corsa disperata
verso l'interno, verso le scale, fu preso da un proiettile di rimbalzo alla aorta e morì sulle scale, facendo le scale. La cosa strana di tutto questo è che Natale Mondo sopravvisse e normalmente la mafia non prevede sopravvissuti negli attentati. Era una cosa curiosa. Io ne parlai poi con Falcone e ne parlai con tanti altri, anche con Laura Cassarà. E Falcone, questo lo dico, ed è una, come dire, una testimonianza di quello che mi ha detto lui, io non è che posso accertarla, però lui mi disse: non è possibile, e secondo me Natale Mondo era, come dire, un basista, era quello che ha dato il segnale per un semplice fatto. Primo, che la mafia non contempla sopravvissuti. Secondo, che fu messa una macchina di traverso sul portone, sul cancello di questo compound dove abitava Cassarà, tant'è che Natale Mondo disse: io poi ho preso la macchina, ho cercato di inseguirli, sono andato ma non sono potuto uscire perché c'era la macchina. E Falcone mi disse: questo non esiste. Che la mafia pensi che è, sembrava quasi una scusa prefigurata per Natale Mondo, per poter dire: non ho potuto fare niente. Questo perché lo dico? Perché effettivamente quella storia è una delle storie più strane che ho visto e della quale però sostanzialmente non si può più parlare, anche giustamente, perché Natale Mondo fu ucciso 2 o 3 anni dopo, adesso non ricordo, e anche il suo omicidio è curioso, perché Natale Mondo era un agente qualsiasi, non è che avesse chissà quali responsabilità. Il fatto che fosse ucciso fa pensare anche, possibilmente, per tenergli chiusa la bocca. Tutto questo, ancora una volta, per dirvi come l'attenzione ai piccoli fatti è quella che a me ha sempre colpito di queste persone, soprattutto di Falcone e di Borsellino, perché in quanto magistrati, insomma, i poliziotti è già più normale che si, come dire, si attengano ai puri fatti, i magistrati è più, insomma, è più complicato. A questo punto ho cominciato a frequentare, come vi dicevo, Borsellino e Falcone, e ho cominciato a entrare nella storia del pool. E anche lì ho ritrovato più o meno le cose che avevo trovato nella polizia. Cioè, noi pensiamo, noi diciamo dall'esterno, persone qualsiasi, anche i giornalisti, pensiamo sempre che ci sia un Olimpo in cui accadono le cose, una pianura dove stiamo noi, dove non si capisce. Loro mi hanno insegnato che no, l'Olimpo non c'è. Le enormi difficoltà che ha avuto Falcone, ma anche Borsellino, all'interno dell'ufficio istruzione e della procura di Palermo, dipendevano da ragioni, per quello che loro mi hanno raccontato, ripeto, io non sono un magistrato, non ero lì come magistrato, quindi non posso certificarle, però da quello che mi dicevano loro, il problema più grande è sempre stata la magistratura, sono sempre stati i loro colleghi. Poi naturalmente la mafia, abbiamo visto come è andata a finire, quindi è ovvio che era un problema, però le difficoltà che noi possiamo vedere nelle varie riunioni che ci sono state col CSM, polemiche, nel Corvo, in tutte quelle storie che sono ormai storie, appunto, che erano cronaca. Nel mio libro c'è un'intervista a
Antonino Meli, che è quello che prese il posto che sarebbe dovuto essere di Falcone come capo dell'ufficio istruzione. Ed è un'intervista che fa abbastanza caponare la pelle, perché Meli era peraltro un galantuomo, cioè era il classico magistrato, diciamo, molto attento alla forma, alla legge e tutto quanto, che a un certo punto, per una serie di motivi di correnti interne alla magistratura, non pensiamo a un grande vecchio, non c'è stato nessun grande vecchio che ha preso Meli e gli ha detto adesso te vai e freghi Falcone. Per una serie di meccaniche, per esempio lui dice per aiutare il suo amico Motisi, che sennò sarebbe stato umiliato da Falcone, Meli si trova a combattere con Falcone, essendo più anziano, vince, Falcone perde la direzione dell'ufficio istruzione e Meli smantella completamente il pool, comincia o quantomeno a smantellarlo, dando una delle logiche del pool era che tutti dovevano sapere tutto, tutti dovevano essere collegati, i processi dovevano essere condotti, essendo la cupola mafiosa una sola, i processi che riguardavano questi fatti dovevano essere accentrati e dati al pool. Perché? Perché il pool sapeva, a furia di costruire indagini, eccetera, eccetera, erano in grado di interpretare fatti che un giudice che veniva dall'esterno non avrebbe mai capito. E Meli distrugge sostanzialmente questa cosa. Falcone, che era un uomo di grandissima prudenza ed estremamente cauto, ed era forse una delle sue migliori qualità, cercava di tenere botta. Borsellino, come avete capito, era quello che si ficcava la pistola qua e andava per strada, era un guascone, era uno che non le mandava a dire. Quindi quando arriva questa situazione per cui Meli comanda l'ufficio di istruzione si spampana, fa questa famosa intervista in cui dice stanno distruggendo il pool, eccetera, eccetera. E da lì convocazione al CSM, rischi di essere punito di Borsellino, un casino inenarrabile. E quello che mi aveva colpito era Falcone, perché io pensavo che Falcone sarebbe stato molto contento di questo intervento del suo amico che, diciamo, prendeva decisamente parte per lui. Invece Falcone mi disse no. Io sono grande amico di Paolo, lo ringrazio tanto per questa sua passione, ma mi ha alzato la conflittualità dell'ufficio, l'ultima cosa che avrei voluto, perché Falcone era così, era uno che quando arrivò un pentito, un sedicente pentito, e gli disse che Andreotti era punciuto, o insomma era legato alla mafia, la prima cosa che fece Falcone fu di querelare il pentito per calunnia, perché sapeva benissimo che non c'era la minima prova, che la cosa era una specie di trappolone per fargli fare un passo falso, e quindi lo incriminò. La grande prudenza di Falcone era, e peraltro condivisa anche da Borsellino quando si trattava di indagini, erano persone che andavano coi piedi di piombo, ripeto, io non ho mai avuto informazioni tecniche sul segreto istruttorio, però genericamente mi parlavano anche della tecnica con cui si procedeva. Per esempio, mi raccontarono, no, che devo dire qualcosa.
mi raccontarono di quando spiccarono mandato di cattura sui Salvo, che erano personaggi di rilievo e quindi bisognava essere molto cauti, e quando Buscetta finalmente li denuncia, diciamo, li accusa, loro hanno finalmente un substrato su cui lavorare, però per sicurezza, siccome Buscetta diceva di essere stato ospite dei Salvo, gli fecero disegnare una piantina della casa dove era stato dei Salvo. E col soggiorno, le camere da letto, insomma, tutto quanto. Quando andarono, dopo aver spiccato il mandato di cattura, a fare un sopralluogo, Paolo Borsellino mi disse: mi sono sentito male, perché sono entrato in soggiorno, in questo soggiorno Buscetta mi aveva raccontato di un grande camino, che c'era un grande camino. Non c'era nessun camino. E quindi dice, qui potevano anche nascere dei grossi problemi. Allora vanno, fanno ispezionare i poliziotti e alla fine scoprono che in un magazzino c'era il camino, che era un camino smontabile che d'estate veniva spostato di lì. E quindi dissero, l'indagine è andata bene. Questo era per dire sempre questa rilevanza dei fatti. Dopodiché, che vi racconto? E niente, dopo ci fu tutta la questione del CSM, in cui Geraci, che era un grande amico di Borsellino, in realtà votò contro Falcone, e fu un tradimento epico. Va bene, detto questo, arriviamo al punto poi finale, che è forse quello che vi interessa di più, dati i recenti fatti. Naturalmente, se poi volete chiedermi delle cose, sono più che felice di rispondervi. Non mi voglio annoiare con tutta la storia, perché naturalmente di storie ne ho migliaia. Ma arriviamo alla morte di Falcone. Io stavo scrivendo ancora questo libro e mi prese assolutamente alla sprovvista e fui anche, come dire, scioccato, perché insomma lo conoscevo bene. Io ero stato, per darvi un'idea, una sera sono andato alla Daura, dove Falcone aveva affittato una casa, sono andato a bermi un whisky, siamo andati lì a chiacchierare e c'erano tutti i poliziotti sulla strada, ovviamente, però la casa dava sugli scogli, sul mare, era aperta. E io dissi, ma dottore, ma non mi pare che sia tanto sicuro. Mi disse, crede? Si affacciò a questa ringhiera, disse buonasera, e pum, dagli scogli saltarono fuori tutti i carabinieri di buonasera che erano negli scogli. Vabbè, e quindi passiamo questa allegra serata e io il giorno dopo parto, prendo la nave, vado a Genova, ero stufo, vi dico francamente, ero stufo marcio della mafia, di questi morti, delle vedove, dei poliziotti, e dico vabbè, vado a Portofino a bermi una cosa. Vado a Portofino, passo davanti a un bar e vedo la televisione e c'è la villa della Daura, dove ero due sere prima. Era il famoso giorno della bomba, in cui fu trovata la bomba sugli scogli. E tant'è che io fui anche, non dico inquisito, ma insomma attenzionato alla polizia, dice, perché ero uno degli ultimi che era passato di lì, perché effettivamente ero due sere prima lì. Questa fu l'unica occasione in cui Falcone, naturalmente non mi disse nulla di rilevante, però quando gli chiesi, ma che roba è, fu anche a me disse la famosa frase, menti raffinatissime. Io non so a cosa si riferisse, a me non ha sicuramente detto. Certamente,
come dire, in quel caso stava andando al di là di questa logica che vi ho detto, di questo metodo sempre solo attento ai fatti. Però io lì non so bene cosa fosse la faccenda. A quel punto, insomma, comunque Falcone viene ucciso e io vado da Borsellino. Vado a Borsellino non in veste di giornalista, ma in veste di amico, per sentire come stava. E trovo un uomo spezzato a metà. Quel famoso guascone della pistola. Noi andavamo con Borsellino, io andavo con mia moglie e sua moglie, io avevo una due cavalli, avete presente la Citroen due cavalli? È una macchina fatta di latta. A noi andavamo a cena senza scorta, noi quattro sulla due cavalli che potevano ucciderlo con un cacciavite attraverso la portiera. Trovo un uomo spezzato, assolutamente spezzato, non c'era più neanche l'ombra di quell'uomo lì. E Borsellino mi dice: il mio entusiasmo me lo devo reggere con le stampelle, come Giovanni anch'io adesso penso che la morte sia un bottone della mia giacca. Giovanni era il mio scudo, so benissimo che finché era vivo lui io non avevo da temere, ma adesso ho pure io da temere. Era veramente distrutto. E mi ricordo che ci siamo dati appuntamento, dico vabbè, ma allora magari ne parliamo meglio tra, so, una settimana, qualche giorno, sì, adesso devo andare un attimo a Roma, perché sto facendo ovviamente queste indagini per capire com'è andato l'omicidio di Giovanni. E mi fece questa rivelazione, che non era una rivelazione perché non mi diede nessun elemento, però mi disse: io sono convinto che sia legata a una questione di appalti collegata con anche l'omicidio Lima. Io ve lo dico così perché francamente io non ho nessun elemento per giustificare questo, però mi ricordo che fu questo e dissi: ne parleremo, magari riusciamo a parlarne, sì, eh? Guarda, domani vado a Roma, non c'ho tempo, ci vediamo, ci sentiamo fra una settimana. E una settimana dopo era morto, e quindi io non ho mai potuto sapere cos'era quella storia lì, ammesso che me ne avrebbe parlato, perché non, ripeto, era una persona serissima e di una integrità pazzesca, per cui non credo che mi avrebbe dato mai degli elementi specifici. Però se a qualcosa vi può servire, le ultime notizie che io ho avuto di Borsellino, della sua attività investigativa, riguardavano gli appalti. Io credo che se avete bisogno di qualche delucidazione, sono felice di darvele, se no avrei, penso, raccontato più o meno tutto quello che potevo raccontare. Grazie, dottor Rossi. Io ho alcuni iscritti a parlare, se ce ne sono altri si possono segnalare. Inizio io, perché lei ha fatto riferimento più volte al libro I Disarmati, però io nel preparare questa audizione ho letto anche l'articolo che lei scrisse il 21 luglio sul Corriere della Sera del 92, e in quell'articolo ci sono diversi passaggi che hanno attirato la mia attenzione e che penso possano essere utili a questa commissione. Lei scrive: Borsellino pensava che potesse esserci una connessione tra l'omicidio di Salvo Lima e quello di Falcone, e che il trade union fosse una questione di appalti in cui Lima era stato in qualche modo coinvolto e che Falcone stava studiando. E quindi in altre occasioni Borsellino o Falcone le avevano parlato dell'interesse dei mafiosi per gli appalti, e diciamo, può spiegarci che intendeva Borsellino per Falcone stava studiando, se ovviamente se lo ricorda e lo sa. E poi sempre nello stesso articolo, anche in riferimento a quello che lei ci ha detto adesso sul lo stato d'animo del dottor Borsellino a seguito della morte di Falcone, lei dice: dopo Falcone c'era lui, che sarebbe stato il prossimo. Si ricorda che cosa le disse nello specifico
perché insomma è indicativo. E l'ultima, sempre relativa a quell'articolo, così ho finito, le leggo la frase così non sbaglio. Falcone diceva di essere stato costretto all'immobilità e di essere stato messo in condizione di non poter lavorare. Parliamo quindi della situazione interna alla Procura di Palermo? Sì. Grazie, prego. Va bene, allora parto da quest'ultima e il riferimento era chiaro al procuratore Giammanco e al fatto che peraltro si stava sostanzialmente ricreando la situazione che era stata anche prima, cioè non è che ci fosse, ripeto, un grande vecchio o un cattivo che diceva a Falcone: tu adesso non ti occupi di mafia perché non mi va o non è giusto, arrivasse un politico che gli dava due sberle e gli diceva: no, tu non ti devi occupare. La questione era, come fu ai tempi di Meli, riempilo di processetti. Questo era il mantra di Meli dell'epoca. Ora, se tu non mi consenti di lavorare, non perché me lo impedisci, ma mi dai altre cose da fare o non mi dai il sostegno necessario, praticamente mi metti nella condizione di non lavorare, che era esattamente la ragione per cui all'epoca di Meli e del CSM Falcone diede le dimissioni, che poi ritirò, ma insomma, se tu non mi fai lavorare, ma perché mi metti in questa condizione? Ora, io mi ricordo assolutamente questo, sì, Borsellino parlò esplicitamente di Giammanco, però disse: io adesso aspetto 2 anni e poi ho buone probabilità di diventare procuratore io a Palermo quando Giammanco se ne va, e quindi diciamo che preferisco stare buono. In più diceva, come quando parlò della super procura, che dopo la morte di Falcone Martelli gli offrì la super procura, e lui disse: ma io non ho nessuno, cosa vado a fare a super procura? Non ho nessuno che mi fa da sponda qua in Sicilia, e allora cosa indago, cosa serve? E un pochettino era quella situazione lì. Poi mi scusi, mi sono dimenticato l'altra domanda. Cosa si intendeva per fatto che Falcone stesse studiando la questione? Ah beh, quello diciamo, io non so nello specifico, ma quello era un classico, proprio un classico di tutto il pool e di Falcone, cioè si andava a vedere dove è il denaro, si andava a vedere dove erano gli assegni, si andava a vedere dove erano gli appalti. Quindi, ancora una volta, in Sicilia la questione degli appalti sembra, dici, ma come, ammazzano 2 eroi per così poco? Beh, no, è la vita della mafia quella roba lì, a parte il traffico di droga, ma il controllo del territorio, gli appalti, le amicizie sono fondamentali nella struttura mafiosa, e quindi è logico che anch'io, quando me l'ha detto Borsellino, lì per lì, dato che era morto Falcone, ho detto: la Madonna, però in fondo per qualche centinaio di milioni mi sembra quasi esagerato. Ma poi ci ho ripensato e ho pensato: no, in effetti sono quelle le cose su cui hanno costruito prima il rapporto del 162, poi il maxi processo, poi l'intera visione della mafia, che poi ci sia il politico corrotto, che ci siano delle collusioni, per l'amor di Dio, dei tentativi anche di interferire. Ma quello che mi disse sempre sia Falcone che Borsellino: la mafia non si fa comandare, la mafia non si fa comandare, la mafia fa le sue cose. Poi certamente ci sono collusioni, ma gli interessi della mafia sono una cosa molto concreta. La politica certamente si inserisce in questo discorso, ma è sempre in, almeno questa era la loro visione e io la condivido peraltro, ma sempre in una posizione marginale. La mafia si fa i suoi interessi, punto. Quindi anche nel caso
ripeto, degli appalti, detta così sembra una sciocchezza, ma gli appalti, no, è una roba fondamentale. Se Falcone, io non lo so, non ho nessuna evidenza, però si stava occupando di quello, si stava occupando di ciò che si è sempre occupato, cioè la mafia, la sostanza della mafia. Ecco. Quindi le avevano già parlato in altre occasioni di questo loro approfondimento? Non di questo in particolare, okay. Cioè mi hanno sempre parlato genericamente questione degli appalti, così come della droga, diciamo. Grazie. Allora, ho iscritto, se mi sente così lo facciamo subito perché è l'unico da remoto, il senatore Cantalamessa. Sì, grazie Presidente, non so se Aia, mi sentite. Proviamo senza video, senatore, tanto l'abbiamo vista perché sennò non la sento, vediamo se senza video va meglio. Mi sente meglio così? Sì, decisamente. Prego, prego senatore. Perfetto. Grazie Presidente, grazie Dottore, perché la sua esposizione è, rispetto alle tante che abbiamo avuto, è terza e di tipo personale al tempo stesso, e quindi credo che ci abbia dato uno spaccato che fino ad oggi sul lavoro che sta facendo la Commissione ci è mancato. Riprendo quanto detto da lei e dall'articolo del 21 luglio sul Corriere, cioè quando il giudice Borsellino argomenta la sua non adesione alla proposta di procuratore nazionale, lei ha detto: se me ne vado via da qui, da Palermo, non ho più nessuno che mi faccia da sponda. Poi c'era anche scritto sull'articolo: qui non è rimasto nessuno, non ci sono più inchieste, non c'è un lavoro organico. Che cosa posso coordinare da Roma se nessuno fa indagini in Sicilia? Io credo che questo sia, come so dire, una dichiarazione importantissima. Lei in linea di massima ha già accennato, però volevo farle questa domanda: dalle parole di Borsellino quindi si evince un giudizio complessivamente negativo sull'intera procura di Palermo e non solo sul suo capo Giammanco? A cosa, per quello che può ricordare, diciamo in concreto, si riferivano le parole del giudice? Grazie mille. Sì, la mia sensazione fu che si riferisse all'intera procura, poi magari ci avrà avuto qualcuno che invece lui stimava e con cui forse, però complessivamente queste indagini non è che si fanno, come dire, c'è un ragazzino che va a studiare due cose, sono indagini complesse che richiedono un apporto di più magistrati, di forze dell'ordine, quindi io penso che Borsellino si riferisse a questo, che lì non stava funzionando nulla, e siccome Borsellino era abituato sia agli inizi alle difficoltà di non avere sostegno, ma poi si era abituato ad avere un super sostegno, perché c'è stato un momento in cui lo Stato è stato super presente, da Scalfaro alle fotocopiatrici, cioè, e i due erano i due eroi, diciamo, per un breve periodo è stata così. Quindi mi immagino che a quel punto sia Falcone che dice io qui non riesco a lavorare, Borsellino che dice non c'ho nessuna sponda, siamo tornati indietro, ma io penso che fosse abbastanza vero, anche se sta di fatto che Borsellino mi disse che in quel momento c'era stata una specie di pioggia di pentiti, ce n'erano circa una trentina, tra cui uno che parlava dei fatti recenti, perché loro ovviamente avevano una grande conoscenza dei fatti passati. Ma la mafia ovviamente si evolve, continua a suo modo, quindi non avevano tante informazioni su quello, e con 30 pentiti a disposizione sicuramente ci sarebbe stata la possibilità di fare altro che un'indagine. Però questo non accadeva, e mi pare che non sia accaduto poi, insomma. Grazie, prego, senatore Scarpinato. Lei è stato sentito come testimone il 6 luglio del 2012
nell'ambito di un procedimento a carico del generale Mori e del capitano De Donno per la mancata cattura di Bernardo Provenzano come testa della difesa. In quella occasione l'avvocato della difesa si accertò che l'incontro è avvenuto il 2 luglio del 1992, come risulta dal verbale. In quell'occasione l'avvocato della difesa le chiese di chiarire quale ipotesi investigativa Borsellino aveva sull'omicidio Falcone, e lei testualmente ha detto sì, vagamente, sempre molto vagamente, però lo diceva che lo collegava in qualche modo all'omicidio di Salvo Lima e a una generica, mi pare generica, pista di appalti abbastanza vagamente. La prima domanda è: in che senso vagamente? Lei disse che stava facendo qualche indagine. Lei ricorda che qualche giorno prima erano stati pubblicati dei brani del diario di Falcone? Esattamente, se non ricordo male, il 24 giugno sul Sole 24 Ore dalla giornalista Milella. Inoltre, tenuto conto che l'incontro con Borsellino avvenne il 2 luglio, ma lei è sicura che Borsellino le disse che alla data del 2 luglio c'erano 30 collaboratori di giustizia? Forse me lo disse prima, adesso questo non ricordo, però riguardo alla sua domanda principale è ovvio che io ero in tribunale, non avevo nessun elemento, come ho detto qui, non avevo nessun elemento probatorio sicuro, dicevo guarda che sta facendo un'inchiesta su Scarpinato. Quindi io dissi vagamente, proprio per cautelarmi e per cautelare... Ma esattamente, vagamente, cosa le disse Borsellino, per capire questo vagamente? Questo che ho detto, cioè che si stavano occupando di questa relazione tra l'omicidio Lima, l'omicidio Falcone, in relazione a un problema di appalti. Ora lei capisce che questo è parlare vagamente, ma giustamente, perché io non ero... autorizzato a sapere di più. In questo senso dico ne parlo vagamente, però se lei mi chiede ma ci credeva, era come dire ubriaco, non aveva interesse, no, me lo disse seriamente, però ovviamente non dandomi nessun tipo di elemento probatorio, quindi io che sono abbastanza serio cerco di non... come dire, di non speculare, di non, se non ho motivo di, se invece ho motivo lo dico, lo scrivo. Ecco, solo per quello io dissi vagamente. Poi le dirò che in quella situazione c'era un PM molto aggressivo che mi saltò addosso e io ero anche un po' intimorito perché non è il mio mestiere di fare il testimone in un processo e quindi tentavo di cautelarmi, ecco, di dire no, ma io non sto dicendo niente di preciso, in quel senso dissi vagamente. E poi mi scusi, cosa mi ha chiesto ancora? Se era sicuro che le disse che c'erano 30 collaboratori alla data del 2 luglio? Sì, adesso... Adesso qui mi mette in difficoltà perché io l'avevo sentito anche prima al telefono. Se l'ho scritto direi di sì, però può darsi che mi sbagli su questo, francamente. Grazie mille. Ho iscritto il senatore Russo. Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare il dottore Rossi per la sua esposizione di contesto, da testimone privilegiato di fatti e di anche personaggi di questa caratura, e devo una riflessione sottolineare appunto come dalla questa riflessione, a parte il metodo di lavoro di Falcone e Borsellino, soprattutto Falcone legato a seguire il denaro, ci sia un'altra cifra che era seguire i fatti. Seguire? I fatti. Quindi oltre è una cosa molto importante, se ne è sempre parlato, però è anche importante che lei, che ha avuto possibilità di questi colloqui al di là, diciamo, dell'ufficialità, riferisca questo passaggio. Lei peraltro ci ha parlato appunto anche di questo rapporto conflittuale col dottore Meli,
anche al dottor Giammanco. Il rapporto che lei nel libro I Disarmati, c'è una riflessione del dottore De Francisci che parlava proprio delle di odi che addirittura esistevano da parte della magistratura, addirittura più forti di quelli della mafia nei confronti dello specificatamente di Falcone, di un ventre molle della magistratura che forse alignava anche nel CSM da allora. E allora una domanda, se in base ai suoi ricordi, se oltre ai fatti contestuali rispetto agli atteggiamenti di Meli si ricorda delle confidenze di Falcone, Borsellino, su questo pregiudizio, su questo clima ostile, così addirittura fare parlare di odio al dottore De Francisci nei confronti di costoro, non solo quindi dei procuratori, ma di un certo ambiente alla magistratura. Sì, dunque, adesso mi metto in difficoltà perché devo ricordare cose di 30 anni fa, quindi diciamo che era un po' un leitmotiv sempre. Ricordo anche Ayala sul fatto che ci fosse all'interno della magistratura una ostilità, anche come dice De Francisci giustamente, un'invidia, no? Proprio invidia miserabile per la posizione, per il fatto che sei più visibile, per il fatto che sei più famoso. Questo era, diciamo, una cosa costante. Se lei mi chiede adesso esattamente un nome, io francamente non mi ricordo, anche perché devo dire che sia Falcone che Borsellino, quando mi parlavano di queste cose, tendevano a parlare in generale. Era difficile che mi dicessero, a parte la questione Meli e Geraci, che su questi due erano, specialmente Borsellino, super espliciti, però non è che mi andavano e del resto non mi interessava neanche molto, perché insomma non era il mio... Insomma, quello che vi ho raccontato è perché io non ero un giornalista classico che va lì, sta lì una settimana perché deve sapere la notizia e torna a casa. Io stavo cercando di scrivere un affresco su quegli anni, quindi a me del singolo fatto mi interessava poco, della singola storia di cronaca di quel momento. Mi interessava vedere un sistema in generale e capire questi uomini, a mio avviso straordinari, come facevano a reggere quella quantità di pressione oltre a quella naturale della mafia. Quindi diciamo che non riesco a darle una risposta precisa dicendo sì, parlavano di quello là. No, non riesco. Prego, senatore Russo, vuole fare un'integrazione? Sì, perché una riflessione mi è venuta da sentire la tua risposta. Al di là del fatto, naturalmente, se si parlasse o meno di personalità puntuali, ma questa ostilità, quindi secondo lei, è più attribuita a un'invidia diffusa sui primi, nei confronti, tra virgolette, dei primi della classe, o anche ad altro? Come sensazione, come percepito? Era in parte l'invidia, che era proprio quella, diciamo, il substrato miserabile della cosa. In altri casi per la carriera, parliamo proprio di carriera, l'anzianità, eccetera, eccetera, i posti di comando e via dicendo, che era una cosa già più seria, e penso anche in ultima analisi che in certi casi ci fosse il famoso ventre molle che in qualche modo cercava di ostacolarli nelle indagini, nel loro vero e proprio lavoro. Quindi era, diciamo, a tre livelli quella difficoltà. Però, come ho cercato di spiegare prima con il caso Meli o anche con Geraci, è difficile pensare che Meli fosse una sciabola impugnata da Totò Riina. Era uno che, la famosa, c'è nel libro questa
questo aneddoto che mi raccontò Falcone di un altro magistrato che credo fosse proprio Geraci, che a un certo punto durante, insomma, interroga un pentito di mafia, si vedono più volte, comincia a nascere un po' un rapporto, non dico di amicizia, ma di stima, e a un certo punto, alla fine di uno di questi interrogatori, questo magistrato chiede al mafioso, dice, ma insomma, alla fine dei conti, cos'è sta mafia? E quello lo guarda e dice, guardi, faccia conto che c'è un concorso per la magistratura, per un posto di magistrato, e ci sono tre candidati. Uno è un cretino completo, che non capisce niente. Uno è un super raccomandato, e il terzo è bravissimo. Quale verrà scelto? Dice, non lo so. Il coglione. Questa è la mafia. E questo era abbastanza rivelatorio, secondo me. Perché non è, ripeto, non c'è il grande vecchio, è sufficiente l'inefficienza, la stupidità, l'avidità, l'invidia, sono sufficienti. Grazie mille, ho iscritto l'onorevole Congedo. Sì, anch'io mi grazie Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti e ai complimenti al Dottor Rossi, insomma, per la sua esposizione, ma anche per il libro che insomma, tratteggia storie di protagonisti, insomma, della mafia siciliana che raccontano e si raccontano. C'è un passaggio nel libro in cui il dottore Falcone, rispondendo alla domanda a chi ha ucciso il pool, mi sembra risponda la politica e la casta, ma dei due la minore responsabilità la politica, quindi ammettendo di fatto che la responsabilità maggiore dello smantellamento, credo che lui lo definisca proprio uccisione, chi ha ucciso il pool, si riferisca proprio all'interno della magistratura, il che, insomma, riprendendo anche un po' la riflessione che faceva il collega Russo rispetto al clima che c'era nel pool antimafia, nido di vipere e Borsellino, covo di odio e di invidia dei Francisci, insomma, da un po' tratteggia un po' qual era il clima interno al pool antimafia. Le volevo chiedere se, con riferimento, come dire, a questa dichiarazione del dottore Falcone su chi ha smantellato il pool, lei avesse raccolto qualche riflessione del giudice Borsellino. Cioè, se il giudice Borsellino condivideva quell'impostazione che in realtà lo smantellamento del pool fosse attribuibile più che alla politica all'interno stesso della magistratura. Sì, assolutamente sì, la condivideva e anzi, essendo Borsellino, era anche più, come dire, esplicito in questo. Ripeto, per lui il tradimento di Geraci fu una ferita aperta, perché con Geraci erano amicissimi. Quindi per lui, che il tradimento di Geraci è un tradimento, diciamo, poi tradimento per una questione di carriera, di voto, di CSM, eccetera, eccetera, però era un tradimento di casta che, legato poi alla politica, perché se non sbaglio Geraci poi diventò anche senatore democristiano, se non sbaglio. Quindi c'era questo interconnessione, però Borsellino in quello anzi era furibondo. Tant'è vero che anche in quella famosa intervista che fece a Repubblica e all'Unità disse la mafia, la politica, ma quello che conta sono i magistrati. Ed è, insomma, è quello che io continuamente mi sentivo dire, perché non abbiamo mai parlato di Ayala, ma anche Ayala sostanzialmente mi diceva queste cose qua. Poi Ayala era insomma, un bon vivant che viveva più in maniera più allegra tutto questo, loro la vivevano più pesantemente. Però sicuramente che la casta fosse il principale ostacolo al lavoro efficace del pool antimafia, in particolare di Falcone e di Borsellino, su questo io per la mia esperienza non ho alcun dubbio. Grazie mille, senatrice Rando.
scusi, lei ha riferito, diciamo, ci ha detto, insomma, che era molto amico di Borsellino. Le chiedevo questo: in tutti i processi che ci sono stati per la strage di Via D'Amelio e anche Capaci, lei è stato test, è stato indicato come dalla parte civile per riferire anche l'ultimo incontro che ha avuto con Borsellino? Se sì, dove? Magari cercheremo di capire dai verbali, magari ci sarà una memoria più vicina. No. L'altra cosa, lei dice, ci riferisce, insomma, che ha avuto questo incontro anche con Falcone, il quale gli ha parlato, ma questa è una cosa, insomma, da fondo aperto si sa, lo ha sempre detto, parlava di menti raffinatissime. Quando, mi scusi? Menti raffinatissime. Sì. Dietro, insomma, a tutto quello che ci stava succedendo a Palermo e che quello che era successo anche, insomma, lì per l'attentato, ci potevano essere menti raffinatissime. Lei, amico di Falcone, approfondì questo dato. Che cosa pensò nel momento in cui gli si viene detto menti raffinatissime da giornalista, da scrittore? C'è anche una curiosità. Che cosa succede? Che cosa c'è dentro queste menti raffinatissime? Sono, sì, gli appalti, Rina, che cos'è? E l'altra cosa, e questo mi ha molto un po' ferito, no? Lei parlava, ha parlato un po' quando parlava, diciamo, dei poliziotti, diciamo, del pool, di quanto è successo, che sono vittime, che sono state uccise giovanissime, tra cui anche Montana. Di Montana lei ha detto era arrogante, no? Perché buttava queste monetine. A me questo, devo dire, insomma, che ne ho lette tante, non risulta. Mi piacerebbe capire, proprio perché la memoria delle vittime per me è sacra, mi piacerebbe capire dove è stato rilevato questo, come lo conosce, perché è un dato, c'è. A noi, quello, quando parliamo di Montana, Cassarà e tanti altri, di Falcone e Borsellino, parliamo di persone che sono stati non solo coraggiosi, ma sono andate oltre, e dire arrogante per me, per noi, insomma, ci faccia capire che cosa significa. Quello che risulta dagli scritti da fonte aperte, risulta invece che Montana, al contrario, quando aveva situazioni, vedeva situazioni di povertà quando andava a fare le perquisizioni, anzi aiutava le persone. Quindi, se questo, anche per fare chiarezza su questo, grazie. Allora, le rispondo subito. Io ho parlato di arroganza in merito all'omicidio, cioè per cercare di spiegare quali fossero le possibili cause, come dicevo, di Zucchetto che andava a Ciaculli e non era autorizzato, diciamo, a farlo. E la stessa cosa per Montana. Montana, ben lungi da me da criticarlo, dell'arrogante gratis, però questo episodio mi fu raccontato, credo, da Pippo Russo, che era l'antirapine della Mobile. Credo che mi fu raccontato per sostanzialmente per farmi capire perché in certi casi si rischia troppo se si va oltre il seminato. Ma naturalmente concordo con lei, la memoria di queste persone è altro che sacra, cioè sono perfettamente d'accordo con lei, però che ci fossero degli episodi di arroganza. Per esempio, mi fu raccontato, non mi ricordo più da chi, questo francamente, mi fu raccontato anche che uno dei motivi dell'omicidio Cassarà fu che dopo l'omicidio Montana, Cassarà, tornando in questura, disse: d'ora in poi niente prigionieri. Io francamente a questa frase non credo, però mi fu raccontata. Se mai l'avesse detta, è una frase che da un punto di vista della mafia è una condanna a morte, perché vuol dire d'ora in poi non vi arrestiamo più, vi spariamo, e quindi sarebbe stata tombale. Io ripeto, non credo, l'ho scritta anche, c'è nei disarmati, c'è qualcuno che la riferisce, ma sono cose che è difficile provare. Però sulla cosa delle monetine me l'hanno detta, oltre a Pippo Russo, credo degli altri, insomma, ma bisogna anche calarsi nello spirito di questi uomini. Cioè, uno come Montana, che passa la vita per uno stipendio da fame, a correre dietro a questi che hanno i miliardi, e poi quando va a fare la perquisizione
va dalla, dalla moglie e questa gli dice: ma cosa vedete, non vedete che non abbiamo una lira, siamo disperati. Lo scatto da parte di Montana o di un poliziotto qualsiasi, io lo capisco perfettamente, non cioè è... Non è una cosa strana, ti viene voglia, no? Sì, però come sempre diciamo, fate tutte le domande e poi si risponde, sennò se si fa botta e risposta non ne usciamo. Sì, sì. Mi scusi. Sulle domande precedenti della scusi, me la sulle menti raffinatissime di Falcone. Le menti raffinatissime, io la prima cosa che ho pensato sono i servizi segreti, naturalmente, però ripeto, non ho avuto nessuna indicazione da lui. Ne avevo parlato poi anche, come si chiamava la giudice svizzera, adesso mi sfugge il nome, Dal Ponte. Sì, ne avevo parlato molti anni dopo quando l'ho incontrata e anche lei non aveva indicazioni in questo senso. L'altra era? Glielo ricordi, senatrice, non voglio fare da interprete al suo pensiero. No, siccome mi ha detto, dice... rispetto al fatto se era stato teste nei processi, nei tanti processi che ci sono stati, nemmeno chiamato dalla parte dalla parte civile. No, solo nel caso quello che citava il dottor Scarpinato. Io non ho mai testimoniato, perché non... Grazie, ho iscritto il senatore Sallemi. Grazie Presidente, buonasera dottore. Buonasera. Grazie anche per lo spaccato di vita privata che ha raccontato oggi pomeriggio. È importante avere anche una visione umana di quegli eroi. Tornando al libro I Disarmati, lascia disorientati la lettura dei capitoli 16 e 17, nei quali fa parlare il consigliere Meli, il componente del CSM, Geraci lo aveva anticipato anche prima, per una sorta di disistima nei confronti di Falcone e Borsellino. Altro che, ecco, dico una sorta di disistima per non dire, diciamo, anche un disprezzo, ecco, per usare un termine un po' più forte. La domanda che le faccio io, a seguito di quella pubblicazione, a seguito della pubblicazione del libro, che lei ricordi, se ricorda questa circostanza, vi sono state iniziative delle persone chiamate in causa, nello specifico Geraci e Meli, i quali hanno manifestato un disappunto, hanno chiesto correzioni, hanno sporto una denuncia, hanno chiesto rettifiche, se le ricordi. No, guardi, è curioso. Io sono stato querelato da Collura, che era un poliziotto che ho intervistato, per delle frasi che io tra l'altro con Collura avevo un ottimo rapporto, credo di avergli fatto anche un bel servizio in Disarmati, ma mi querelò per te due cose sul fatto che... tra l'altro era una frase che aveva detto Laura Cassarà, ma lui è un fango. Vabbè, non ebbi altre cose, però la cosa curiosa di Meli, e questo secondo me è anche rivelatorio un po' di un certo clima. Allora, Meli, lei ha letto questa intervista, definisce Borsellino non un farabutto, un delinquente, apertamente. E io lo scrivo, cioè sono frasi da acquerela, insomma. Ma poi anche Falcone, cioè son quattro pagine, fu un intero pomeriggio in cui io non feci una domanda e questo signore a rotta di collo mi tenne, io mi ricordo che diventavo scemo, quattro ore di chiacchiere, di insulti, di cose terrificanti, e io dicevo: ma non si rende conto che se io scrivo queste cose questo fa una figura terrificante? Però era talmente rabbioso, talmente pieno di odio, che mi investiva con questa serie di calunnie, e io scrivevo tutto, fumavo, non ce la facevo più, alla fine era un disastro. Va bene, pubblico questa cosa e naturalmente Falcone, cioè no, Falcone non l'ha vista, ma Borsellino mi dice: vabbè, fantastica l'intervista con Mottisi. Bene. Dopo la morte di Borsellino io fui chiamato a fare delle conferenze, delle cose, e in particolare una la dovevo fare con il giudice Caponnetto, che era l'ultimo rimasto, diciamo, di quella vicenda. E il giudice Caponnetto si rifiutò di incontrarmi perché avevo pubblicato quell'intervista, che per me fu un mistero, perché io stavo totalmente dalla parte del pool, totalmente, si legge, se uno lo legge, certo io non,
in genere tendo a non dare dei giudizi, ma da quello che scrivo, da quello che si legge, si capisce. E Caponnetto si rifiutò di incontrarmi. E per me è sempre stato un dolore, perché non ho capito, cioè ho capito perché disse no, tu hai dato lei ha dato voce a questo mio nemico, a questo che mi appunto mi dice che ero un farabutto, e quindi io lo considero estremamente scorretto. Vabbè, mi dispiace, perché io avevo stima di Caponnetto, che era una stima indotta da Falcone, però nella vita non si può avere tutto. Onorevole Decorato. Anch'io la ringrazio, dottore, per quello che abbiamo sentito, che ci dà uno spaccato un po' più chiaro. Volevo chiederle, di mafia e appalti, il giudice Falcone, in che termini se ne ha parlato, gliene ha parlato? Se ne ha parlato, perché da quello che ho capito non mi sembra che. E volevo capire se il giudice Borsellino le aveva riferito di pentiti che hanno parlato di mafia e appalti. Se per caso ne avesse parlato con lei, non con i nomi, ma diciamo, si è detto alcuni pentiti hanno fatto riferimento a questa vicenda. Ecco. Guardi, Falcone no, non me ne ha mai parlato, perché con Falcone parlavamo di cose, diciamo, più generali, non mai sul fatto specifico di una inchiesta. Quindi non mi ha mai parlato in particolare degli appalti. Certo, me ne ha parlato in termini generali, quello sì, ma come se lei mi chiede, ha parlato di droga, sì, altro che di traffico di droga, eccetera, eccetera. Però con Falcone non si andava mai così nello specifico. E Borsellino, no, anche lui mi parlò, per esempio, di tanti pentiti, di altre cose, ma quando faceva gli excursus storici sullo specifico, nel momento in cui c'erano delle indagini in corso, non mi diceva nulla. Quindi non so, mi ricordo che mi parlò di un per esempio di un killer che si chiamava Sinagra, se non sbaglio, che doveva fingersi pazzo per avere l'infermità mentale e finse di suicidarsi in cella. Poi però si accorse che quello che era il suo, diciamo, camerata, che doveva salvarlo per impedire che morisse davvero, invece lo tirava giù. E quindi lì capì che era a rischio, perché lo stavano facendo fuori, e quindi Sinagra si pentì e diventò uno dei pentiti. Ecco, mi raccontava delle cose così, però parliamo di un episodio che era successo chissà quando prima. Quindi no, se devo darle una risposta concreta, preferisco dire di no. Ecco. Grazie. Io non ho altri iscritti a parlare, è solo... Prego. Ah no, avevo capito che era per la Rando. Prego, senatore Verini. Prego, ci mancherebbe. Prego. Sì, grazie. Ringrazio anch'io il dottor Rossi per le cose che ci ha detto, anche se... Devo dire, non dico una parola in più rispetto a quelle che ha detto la senatrice Rando, che condivido totalmente circa alcune definizioni. Lei ci ha anche descritto un suo amico, e lo ha fatto con affetto evidentemente, come Borsellino, come un violatore di protocolli di sicurezza, e questo insomma francamente non è un bel, ma a parte le battute in questo caso. No, le volevo, siccome lei ha parlato poi di Andreotti e ha parlato dell'episodio delle querele per diffamazione che sono state fatte nei confronti di quei pentiti, eppure erano noti i rapporti di Andreotti con i fratelli Salvo, così come erano noti, notissimi, i rapporti di Andreotti con Salvo Lima, e così come è nota
una sentenza della Cassazione che ha prescritto Andreotti per avere commesso il fatto fino al 1980, primavera 1980, e assolto per il successivo periodo. Quindi, insomma, punto, mi fermo qui, non è questa la sede per dare giudizi, ma era per, visto che lei ama nel suo lavoro e anche oggi fare quadro, questo è un elemento, anche questo, di quadro. Poi mi ha colpito anche una cosa. Lei ha parlato di Geraci come di amico di Borsellino. Io faccio presto, Presidente, leggo queste tra virgolette, queste parole. Ah, perché notoriamente dopo la strage di Capaci ci fu, tra le altre cose, ci fu anche la famosa assemblea indetta da Micromega alla biblioteca di Palermo, nella quale Borsellino parlò di Giuda per riferendosi a chi al CSM aveva tradito, certo, Falcone a favore di Meli. E, naturalmente questa è una querelle, perché poi il Giuda era stato per alcuni individuato e c'è stato il dottor Geraci che ha vinto anche diverse citazioni in giudizio per diffamazione che aveva intentato. Ne aveva vinta in primo grado anche una nei confronti del giornalista Rino Giacalone. Ma il 20 giugno scorso, quindi 10 giorni fa, la Corte d'Appello di Perugia ha dato ragione a Giacalone. E nella sentenza non c'è ancora la motivazione, però è riportata una frase che lei dovrebbe conoscere, perché è contenuta nell'intervista che lei fece a Geraci. Virgolette, la mia posizione di traditore, dice Geraci, tra virgolette, lo dice lui, venne già fuori nel pool. Quello che ho sostenuto al CSM è l'evoluzione di cose che vado dicendo dai tempi in cui ero parte del pool antimafia. Quindi non è un tradimento. E prosegue nell'intervista. Il paradosso è che sono stato io a sostenere la candidatura di Borsellino a Marsala. Ho fatto il regista dell'operazione. Ho convinto gli altri al CSM. Se non ci fossi stato, Borsellino non avrebbe avuto alcuna chance. Oggi, dopo quello che è successo, le dico, sono pentito di aver fatto promuovere Borsellino a Marsala. Oggi come oggi, mi guarderei bene dal farlo. Mi sono convertito al principio dell'anzianità meritevole e molto più utile, è finita. Ma Borsellino, aggiunge Geraci nell'intervista a lei, voleva Marsala. E lo sa perché? Perché voleva la procura con il mare. Sì, con il mare. A lui piace molto il mare. Lo disse a me in presenza di amici, ma a lei Borsellino dice che voleva la regionalizzazione del pool. Non le dice procura col mare. A me non risulta che ci fosse un progetto di regionalizzazione, mi risulta invece che la scelta di Marsala fu per stanchezza, chiuse virgolette, punto. Ora, francamente, sarà stato anche amico Geraci di Borsellino, ma queste frasi non mi pare che rivelino un'amicizia, una lealtà, insomma. Questo per dire che spesso niente è come pare, e spesso è anche, oppure così è, se vi pare. E infine la domanda. Lei sembra, per la sua esperienza, quindi come dire, in assoluta buona fede, circoscrivere molto il tema delle stragi, le Capaci e poi via D'Amelio, al tema mafia appalti, che certamente per le audizioni che abbiamo fatto è una delle componenti di quella fase. Mi pare però che menti raffinatissime, esclusivamente rivolte al tema, all'indirizzo dei servizi segreti, sia un grande complimento ai servizi segreti specialmente deviati e sia un tenere un po' fuori dell'obiettivo e dal focus menti raffinatissime che certamente, probabilmente, vanno individuate nei livelli politici, virgolette, istituzionali, magari italiani e anche internazionali. Pensa che sia una cosa plausibile questa? Ma purtroppo, come le ho già detto prima, io sono molto legato al metodo Falcone e quindi se non c'ho una prova difficilmente mi lancio in un excursus. Come l'ho detto, è possibilissimo. È possibilissimo che ci fossero influenze esterne,
Però una delle ragioni per cui ho pubblicato I Disarmati incompleto, perché non era finito quando l'abbiamo pubblicato, è stata proprio questa, che mi ricordo che nei giorni successivi, immediatamente successivi alla morte di Falcone, si leggevano le più strane interpretazioni. Addirittura ce n'era una, mi ricordo di aver letto da qualche parte, che diceva che forse era stata la CIA, la Central Intelligence Agency. Ecco, a me quelle robe lì mi hanno sempre fatto arrabbiare, perché se uno si lancia nel campo delle illazioni, tutto vale e niente vale. Uno può dire che Falcone è stato ucciso dai puffi, ma perché no? Poi te lo dimostro. Quindi, quando parliamo di interpretazioni che vanno al di là della possibilità di prova, io sono molto cauto. Poi, per l'amor di Dio, se qualcuno mi dimostra che Falcone o Borsellino sono stati uccisi perché i servizi segreti tunisini li volevano uccidere, benissimo. Però fino a quel momento io preferisco pensare quello che loro mi hanno sempre insegnato, che come le dicevo è: la mafia non si fa comandare. La mafia può avere un interscambio di carattere, diciamo, commerciale, di uso, di beneficio con un politico, con diversi politici, eccetera, ma quello che loro mi hanno insegnato è: non si fa comandare da nessuno, tantomeno da un politico. Quindi la mia interpretazione, non, ripeto, non è tanto mia, perché io purtroppo sono cresciuto a quella scuola lì che diceva così. Ripeto, nessuno, né Falcone né Borsellino, ha mai escluso interferenze della politica, anzi, c'erano e ci sono sempre state, e lo sappiamo bene, quello che ricordava lei, Andreotti era, come si dice, culo e camicia con Salvo, con Lima, erano il suo, uno dei suoi grossi bacini elettorali, quindi per l'amor di Dio, lungi da me negare questo, anzi, sono molto contento che lo ricordi, però da questo a dire che Andreotti è mafioso ci passa un mare, ed è la ragione della querela di Falcone, perché se io dico gli amici di Andreotti, tra cui Salvo e Vicenda, o sono mafiosi o hanno avuto frequentazioni eccetera eccetera, è giustissimo. Se io dico Andreotti è punciuto, beh, lo devo dimostrare, altrimenti la prima cosa che mi succede è che Andreotti mi querela e mi fa un mazzo così. Quindi in quel senso penso che la cautela che avesse Falcone in quello specifico caso che ho ricordato, in realtà poi la vera ragione è che Falcone capì subito che si trattava di una trappola. Il pentito non era affidabile. Se lui avesse incriminato, cosa folle, Andreotti sulla base delle informazioni di questo qui, sarebbe finita malissimo, perché le informazioni di questo qui non valevano niente e sicuramente sarebbe stato un boomerang per Falcone. Quindi questo fa parte della sua grande intelligenza. L'ha sempre detto: se si deve andare contro qualcuno particolarmente potente, bisogna avere tre ferri dietro la porta. L'ha sempre detto e penso che sia giusto e sia molto saggio. Ecco. Sì, grazie. Io prima di chiudere ho soltanto una domanda che mi viene proprio da queste cose che lei sta dicendo, o più che altro dal metodo che lei ci dice ci hanno lasciato Falcone e Borsellino, quindi quella di stare sui fatti. Io mi sono soffermata nelle domande di prima su il famoso articolo del 21 di luglio. L'ho fatto perché lei scrive quell'articolo sull'aereo andando a Palermo il 20 luglio, cioè il giorno dopo la strage, quindi con ricordi attuali, freschi, sì, molto presenti, oserei anche dire, no? Ovviamente racconta in quell'articolo di questo famoso incontro avvenuto 15 giorni prima di Borsellino, ma la procura non lo chiama? Cioè non le chiede quello che scrive è vero, quello che... non lo chiama. No,
No, perché nel seguire i fatti mi verrebbe spontaneo parlare con una persona che dice di aver avuto delle confidenze da una persona che è appena saltata in aria. La procura però era quella di Gianmanco. Chiaro. Non ho altre domande e non ho altri iscritti a parlare. Grazie.